terrei distinti tre livelli. Il primo livello è che credo che non sarà impossibile far capire che chi dice che in nome della lotta all'apartheid vuole istituire dentro le stesse aziende con lo stesso contratto, cioè di lavoro subordinato a tempo indeterminato, due regimi radicalmente diversi, cioè tutti gli assunti sino a quando c'è il Job Act e tutti quelli che saranno assunti dopo, i primi nella pienezza delle tutele, i secondi che non ce l'avranno mai, ecco, dire che tutto questo lo si fa in nome della lotta all'apartheid è talmente offensivo dell'intelligenza di chi ascolta che credo che questo possa essere spiegato, ecco, perché questo è, come dire, il gesto di apartheid più forte che il nostro ordinamento abbia mai subito, perché fino ad oggi le differenze passavano tra diverse aziende per grandezza o diverse tipologie contrattuali. Nessuno sino ad oggi era arrivato a dire che nella stessa dimensione aziendale, nella stessa azienda, nello stesso tipologia contrattuale, a seconda se tu sei un giovane o un vecchio, hai questa, a questo dualismo di diritto. Questo, diciamo, è il primo livello su cui credo si possa passare. C'è un secondo livello che voglio dire da operatore del diritto, non da militante, o da operatore del diritto militante, ecco. Ecco, il lavoratore del diritto militante è che vorrei ricordare che l'articolo 76 della Costituzione prevede che sia possibile delegare la materia legislativa al governo solo su principi e oggetti definiti. Ecco, quello che va detto è che nella legge, così come liquidata alla Camera, al Senato, la delega a toccare l'articolo 18 non c'è. Non c'è nella relazione introduttiva, che è quella che poi dovrà essere utilizzata per interpretarla ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi, e anzi, proprio, come dire, quello che stiamo dicendo adesso, cioè che lo scopo proclamato della delega è superare il dualismo, ad oggi io ritengo che il governo non potrà fare una normativa che tolga per sempre l'articolo 18 e ne ho assunti. Ecco, su questo fronte, cioè su un fronte specificamente giuridico, io penso, mi sento di rispondere alla tua domanda se si può vincere, sì, perché oggi la narrazione è: noi togliamo il 18 e ne ho assunti, ma finalmente tuteliamo quelli che non hanno nulla. Noi dobbiamo raccontare che non è vero che si sta togliendo il 18 e ne ho assunti, secondo me, ma che comunque sicuramente non è vero che si stanno tutelando gli altri. Cioè dobbiamo essere capaci di raccontare che nella legge delega, quello che viene descritto il nuovo ASPI, cioè l'apertura degli strumenti, diciamo, agli ammortizzatori, a lavoratori autonomi, precari, eccetera, 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 è previsto senza aggravio di spese per la finanza. Nella legge finanziaria è previsto oggi poco più di, adesso non ricordo, una somma tale, circa un miliardo oggi, una somma tale per cui non potranno essere coperti più di 180.000 lavoratori. Se pensiamo che il numero di queste tipologie di lavoratori intermittenti, precari, autonomi è di alcuni milioni e tutti quanti, visto, come dire, la non continuità del reddito, hanno diritto ad accedere a questo strumento, abbiamo, come dire, un'idea plastica di come le bugie non riguardino solo il lavoro subordinato, ma ancor di più tutte le altre figure di lavoro. Se noi riusciamo a tenere insieme questi due aspetti, allora io credo che, come dire, una coalizione ampia la possiamo costruire. Il governo anche però dice: noi ci stiamo avvicinando alla legislazione europea, queste tutele sono solo nel nostro ordinamento e sono un elemento di archeologia legislativa, di relazioni sociali. È vero questo? Voi l'avete vista comparata alla legislazione europea, alla legislazione italiana del lavoro? Guarda, come dire, che queste siano delle balle insopportabili, credo che sia ormai quasi di dominio comune, cioè ormai lo dice anche D'Alema, ecco. Nel senso che per essere puntuali, una norma simile all'articolo 18 ce l'hanno molti altri paesi continentali, ne cito uno a caso, la Germania, punto primo. Punto secondo, non stiamo parlando di archeologia, visto che stiamo parlando di una legge che ha 2 anni,
perché vi ricordo che la normativa sui licenziamenti è stata modificata solo a partire dal 20 luglio 2012. Terzo, l'OCSE, che come dire, non è certo un avamposto della rivoluzione anticapitalista, pubblica annualmente una graduatoria della rigidità in uscita dei mercati del lavoro europeo. L'Italia è molto sotto la media, è quasi alla metà del punteggio della Germania, ma molto molto al di sotto anche di alcune economie emergenti che stanno crescendo con il PIL come la Polonia, eccetera, eccetera. Cioè, se noi dovessimo fare un intervento per riportarci in linea con l'Europa, dovremmo fare un intervento che innalza i costi e le tutele in caso di licenziamento illegittimo e non le diminuisce. È chiaro che il riferimento all'Europa che si fa non è all'Europa, ma alla decisione presa dentro l'Europa di specializzazione del mercato produttivo dentro l'Europa. Per cui, come avviene in Cina, come avviene in Africa, si è deciso di costruire delle zone speciali a bassissima qualità di prodotto, a zero costi sociali, a zero salario, in cui scaricare le produzioni senza valore aggiunto, e si è deciso che questo sarà il compito dell'area mediterranea, per cui l'Italia, la Spagna, la Grecia saranno le zone speciali dell'Europa, le riproduzioni di qualità l'avrà l'Europa del Nord, e poi per l'economia europea serve una zona speciale dove non ci sia più tutela ambientale, tutela sindacale, diritti, salari, eccetera, eccetera, e questo è il ruolo che è stato deciso per noi. In questo senso è vero che stiamo andando verso l'Europa, nel senso che ci stiamo avvicinando a ciò che è successo in Grecia e in Spagna, questo è vero. Infine, se passano, se cambia questo articolo 18, quali saranno le conseguenze sulla vita concreta dei lavoratori? Voi avete seguito alcuni casi anche ultimamente di discriminazioni, di licenziamenti, di sospensioni. Cosa succede se cambia la legislazione del lavoro e lo statuto dei lavoratori? Ma insomma, questa forse è l'ultimo dei racconti fatti da Renzi e dai suoi coristi, cioè non vi preoccupate se togliamo l'articolo 18, perché tutto sommato ha riguardato, sono solo 3.000 le persone che nel 2013 sono state reintegrate effettivamente, hanno ripreso il posto a seguito di una sentenza. Beh, questa affermazione forse è la più assurda e insopportabile di tutte. Nel senso che l'articolo 18 è il diritto di avere diritti sostanzialmente, cioè è quello che fa sì che nella vita di tutti i giorni un lavoratore possa dire no a una molestia sessuale, dire no a un lavoro non sicuro, dire no al furto dei diritti, partecipare a uno sciopero, cioè è il diritto di avere diritti e non riguarda le 3.000 persone che sono state reintegrate, riguarda i 10 milioni che grazie a questo non vengono licenziati, non vengono cacciati, non vengono ricattati. Ecco, se noi leggiamo poi questa norma insieme alle altre, perché vanno lette tutte quelle che stanno dentro quell'articolo 7 del Job Act, cioè non possiamo leggerle separatamente alla previsione del controllo del lavoro a distanza anche in assenza di accordo sindacale o di nulla osta cioè si va verso una modernità fatta di cronometrazione del tempo pipì o sigaretta, si va verso una modernità fatta dell'estensione del lavoro pagato col voucher, per cui già nel 2012 è saltato il termine temporale, cioè quello dei 30 giorni massimi annui, per cui già oggi non c'è un limite temporale, già oggi c'è solo un tetto di 5.000 euro l'anno, se si aumenta questo che cosa si fa? Si dice che chi guadagna 500, 600, 700 euro al mese può vivere semplicemente di voucher al di fuori di qualunque tipo di tutela, cioè si vuole surrettiziamente introdurre sostanzialmente il mini job, ma in modo simulato e camuffato, cioè dentro questa idea di modernità va messo quello che è l'idea che questa classe dirigente ha di quello che dovrà essere lo sviluppo dell'Italia e i diritti di chi si affaccia sul mondo del lavoro.